differenziata, quindi programma anche degli incontri con i condomini e con le aziende proprio per programmare una ripresa, insomma, della raccolta differenziata, un rilancio. Un rilancio più che una ripresa. Noi stiamo lavorando molto su questo argomento, perché siccome abbiamo intenzione di fare molto ambiente, vogliamo risolvere quanto prima è possibile il problema della raccolta differenziata e della pulizia in città. Sotto questo punto di vista, devo dire la verità, abbiamo trovato anche una grande collaborazione da parte di tutti gli operatori che quotidianamente ci danno dei report sugli interventi, per esempio sulle spiagge. Noi ogni giorno verifichiamo un intervento importante degli addetti su quello che è il luogo, insomma, in questo momento più importante per la città, insomma, di accesso. Abbiamo intenzione, sì, come dicevi tu, di contattare, di incontrare tutti i condomini, gli amministratori dei condomini, di parlare anche un po' con le aziende per restituire qualità, ecco, alla raccolta differenziata. Il problema fondamentale è la restituzione di una grossa qualità che ci può portare a livelli ancora più importanti di quello che abbiamo raggiunto fino ad ora. E la collaborazione di tutti si rende necessaria e indefettibile. Le criticità che avete evidenziato maggiormente quali sono? Ma più che la criticità abbiamo evidenziato una grossa distrazione, cioè un po' di sciatteria in giro. Un po' di sciatteria che credo che sia da ascriversi a un nucleo limitato di nostri concittadini. Dobbiamo fare anche i conti con qualcosa che arriva da fuori, insomma, questo è fisiologico. Ma penso che si vada a compensare poi con altri tipi di interventi che non riguardano la città. C'è sciatteria, c'è distrazione, ci sono un po' di ragazzi che la sera sono un po' disattenti e questo non va bene. Però fondamentalmente, insomma, ora con l'area di intervento che stiamo mettendo in campo, pensiamo di riuscire a sopraffare questo tipo di atteggiamento. Stiamo lavorando con gli ispettori ambientali, con la polizia municipale. Irrogheremo, lo preannuncio, sanzioni con maggiore determinazione a chi non rispetterà le regole, perché il mancato rispetto delle regole impone delle sanzioni. Siccome il precetto c'è, la sanzione pure, questa volta andremo avanti, insomma, a carro armato, senza guardare in faccia nessuno, perché è anche ora, insomma, di avere più rispetto per il vicino di casa e per gli abitanti della città stessa, per i concittadini. Insomma, questa è una questione proprio di è un'anomalia che va messa subito a posto.